Sono poco più delle 12 e oggi in aula consiliare si sono riuniti i dipendenti e i sindacati della provincia di Lecce. Poche stanze più in là è riunito anche il presidente della provincia di Lecce, Antonio Gabellone, con la sua giunta. Gli obiettivi e i propositi di questa riunione ce li spiega Giovanni Manzo della RSU. C'è una serie di istanze che noi portiamo avanti da lungo tempo, relative innanzitutto agli avanzamenti di carriera interni, sia quelli verticali che orizzontali. E poi si sta parlando ultimamente anche di una questione molto delicata, anche se di questo non abbiamo alcun atto ufficiale, ossia quella relativa agli stabilizzati, a questo gruppo di 37 colleghi che furono stabilizzati dalla Giunta Pellegrino, che ora a quanto sembra, non abbia, ripeto, non c'è un atto ufficiale, sembra che possano rischiare il posto di lavoro, però io non posso parlare di ciò che non conosco, perché al riguardo io non ho letto niente, non c'è nessun atto. Mi è stato detto che la Giunta, mentre ne parliamo in questo momento, stia affrontando la questione, quindi non so quale sarà l'esito. Quando avrò qualcosa da discutere, poi la discuterò. Nel corso della scorsa settimana, giovedì, precisamente i sindacati che difendono i lavoratori hanno messo in atto una vera e propria azione democratica, un referendum per chiedere direttamente ai dipendenti se fossero pronti a scioperare qualora non ci fossero stati riscontri da parte della provincia. I risultati, afferma Manzo, sono stati lusinghieri, un netto sì, fatta eccezione di un astensionismo da parte dei lavoratori dislocati tra Palazzo Adorno e Palazzo De Celestini, e continua dicendo. Abbiamo avuto l'idea di effettuare questo referendum rivolto ai dipendenti della provincia perché lo sciopero è un qualcosa che comporta dei costi, dei sacrifici economici per coloro che intendono metterlo in atto. Quindi noi volevamo innanzitutto sapere se da parte dei colleghi c'era l'interesse a farlo, se volevamo tastare il polso della situazione all'interno dell'ente. E devo riconoscere che da parte dei colleghi c'è stato molto interesse, tant'è che il 73% dei presenti di giovedì scorso, giorno in cui è stato effettuato il referendum, ha partecipato esprimendo il proprio parere al riguardo, con una netta vittoria dei sì. Quindi la maggior parte delle persone, pur di portare avanti, di vedere portare avanti le proprie istanze, è disposta a scioperare. E noi prendiamo atto di tale richiesta e ne stiamo discutendo oggi in questo incontro di assemblea del personale per decidere insieme in che modo portare avanti lo sciopero o qualsiasi altra iniziativa si intenda portare avanti. È chiaro. Riconosco che da parte di alcuni esponenti dell'amministrazione, come ad esempio l'assessore Pando, assessore al personale, c'è la buona volontà. Io vedo che cercano di venire incontro alle nostre richieste. Hanno una situazione oggettiva dal punto di vista economico che non è delle più rose, però io dico all'amministrazione che anch'essa deve comprendere le istanze dei dipendenti. Sediamoci con serietà a un tavolino e troviamo un onorevole compromesso. Io comunico inoltre che per affrontare la questione del personale, la RSU ha inteso inviare una richiesta di incontro urgente a tutti i capigruppo dei partiti presenti in provincia, quindi per discutere con i capigruppo della questione ed eventualmente portarla in consiglio. Risulta chiaro che se nel frattempo l'amministrazione avrà accolto le nostre richieste, tutte queste iniziative non avranno seguito, insomma, è chiaro. Quindi io sono fiducioso che l'amministrazione trovi il modo di venirci incontro. Ma per dei risultati concreti si dovrà attendere l'incontro in giunta del presidente Gabellone, durante il quale sarà sottoposto e discusso anche il caso delle stabilizzazioni.